A pochi giorni dalle elezioni, il professor Monti, candidato premier, presenta nel suo programma la proposta di tenere aperte le scuole per 11 mesi l'anno. Si legge su Orizzonti Scuola che l'obiettivo della proposta dei montiani è una scuola aperta 11 mesi l'anno, ma senza l'obbligo nei confronti delle famiglie, che potranno partecipare volontariamente. Il servizio è rivolto, insomma, alle famiglie con entrambi i genitori lavoratori. Nella bozza della riforma si tiene a precisare che tale cambiamento comunque non vuole aggravare il lavoro degli insegnanti. Da Roma la risposta di Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Gilda. Le elezioni politiche si stanno avvicinando, mancano pochi giorni e assistiamo da parte un po' di tutti i partiti politici alle solite stomachevoli promesse vuote di grande attenzione per la scuola, di valorizzazione per gli insegnanti, tutte promesse ormai alle quali siamo abituati, poco concrete, che ci lasciano abbastanza indifferenti. Però c'è qualcuno che riesce a fare di peggio. L'altro giorno un gruppo di lavoro del movimento che fa capo al presidente del Consiglio in carica, Monti, addirittura si è venuto fuori con un aumento della durata dell'anno scolastico, cioè quel tenere aperte le scuole 11 mesi all'anno, salvo poi la sera a rimangiarselo dopo le reazioni degli insegnanti. Ciò che preoccupa non è solo la fantasia di queste proposte, magari che tendono a cattivarsi i voti della parte elettorale dei genitori che non sanno dove mettere i figli, perché sono problemi che possiamo comprendere perfettamente, ma ciò che lascia sconcertati è il fatto, cioè soprattutto l'ignoranza, cioè non sapere che i calendari scolastici delle scuole europee sono assimilabili a quello italiano, con delle variazioni che derivano semplicemente dalle diverse temperature tra nord e sud. E ciò che lascia sconcertati è la visione della scuola non come istituzione che trasmette cultura e istruzione agli alunni, ma semplicemente come luogo assistenziale dove far passare il tempo agli alunni i cui genitori non sanno cosa farsene oppure che non hanno tempo per starci dietro. E questa è una visione veramente mortificante della scuola italiana ed è in perfetta continuità con quello che il ministro del presidente Monti, il ministro dell'istruzione, aveva sparato un paio di mesi fa, cioè con l'aumento dell'orario senza retribuzione. Cioè, prima sparano 6 ore in più di lavoro per tutti gli insegnanti della secondaria, poi tornano indietro per le proteste e adesso in campagna elettorale hanno la bella trovata di fare un anno scolastico che duri 11 mesi con un solo mese di interruzione estiva. È evidente che dietro tutto questo c'è una mentalità sbagliata, è evidente che magari non sappiamo chi votare, ma a questo punto noi insegnanti cominciamo a capire per chi è pericoloso addirittura votare.